pecore elettriche con Davide Allegranti. Notizia di queste ore dei 23 agenti sospesi dal servizio in quanto accusati di tortura di Stato nei confronti di 3 detenuti. Ed è sempre notizia di queste ore l'intenzione da parte della maggioranza di eliminare la legge che punisce il reato di tortura. Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle Pecore Elettriche. La voce che avete appena ascoltato è quella della senatrice Ilaria Cucchi. Orbene, io vorrei sapere che fine ha fatto Carlo Nordio, ministro della giustizia. Il liberale ministro della giustizia, appunto, che si dedica ai grandi temi del diritto penale, salvo fischiettare quando le cose gli accadono intorno. È dall'avvio di questo governo, con il pittoresco decreto anti-rave, che la maggioranza dimostra di avere un serio problema con la giustizia. E adesso che cosa sta succedendo? Fratelli d'Italia, appunto, vuole cancellare il reato di tortura. La proposta di legge, prima firmataria la deputata Imma Vietri, è stata appena assegnata alla Commissione Giustizia di Montecitorio per tutelare adeguatamente, c'è scritto nel testo, l'onorabilità e l'immagine delle forze di polizia che ogni giorno si adoperano per garantire la sicurezza pubblica rischiando la loro stessa vita e per evitare le pericolose deviazioni che l'applicazione delle nuove ipotesi di reato potrebbe determinare. L'onorabilità della polizia penitenziaria, tuttavia, non viene scalfita dal reato introdotto nel nostro ordinamento nel 2017, in clamoroso ritardo peraltro, grazie al quale possiamo cercare di fare luce sulle vicende di Ferrara, San Gimignano, Santa Maria Capua Vetere, solo per citarne alcune, ma dalle stesse violenze commesse contro i ristretti. Io in questo momento rivolgo un appello a tutte le forze politiche e soprattutto al Presidente della Repubblica. Questa legge non si tocca, giù le mani da questa legge ce la siamo sudata e ci si era opposti con tutte le forze. Questa legge si è dimostrata essere indispensabile. In passato tanti giudici hanno dichiarato di non poter procedere per tortura in quanto il reato non esisteva. Oggi esiste. Chi ha paura del reato di tortura in qualche modo legittima la tortura. Chi sostiene che gli agenti con il reato di tortura non possono lavorare sta facendo una gravissima offesa alla stragrande maggioranza delle forze dell'ordine che quotidianamente svolgono il loro lavoro anche senza bisogno di picchiare. Depenalizzare il reato di tortura significa misconoscere il pieno disvalore sociale di queste pratiche. Ma si scherza? Si chiede Leonardo Bianchi, professore di diritto costituzionale all'Università di Firenze. L'altra questione, ancora più complessa, riguarda i bambini figli di madri detenute. Al momento la statistica è aggiornata al 28 febbraio, ci sono 23 madri con 26 bambini che stanno crescendo in prigione. E se è vero che il carcere, per dirla con Tocqueville, è l'università del crimine, allora questi bambini sono già iscritti all'asilo nido del crimine. E che cosa potrà mai venirne fuori di buono? Niente, è evidente. Orbene, la Lega, primo firmatario il capogruppo in Commissione Giustizia della Camera Jacopo Morrone, ha depositato una proposta di legge che, anziché tutelare e migliorare le condizioni di vita delle detenute madri, rende la reclusione più afflittiva. Nessun differimento della pena automatico per le donne incinte, così come prevede l'articolo 146 del codice penale. Al che la domanda sorge spontanea ed è quella da cui sono partito stamattina: ma Carlo Nordio che cosa sta facendo? Il ministro della giustizia sembra essere Homer Simpson quando cerca di mimetizzarsi nella siepe, si occupa di teoria del diritto partendo da una posizione sulla carta liberale, ma il governo di cui è ministro se ne infischia di certi principi in nome del solito populismo giudiziario. Tutte cose contro cui Nordio, nelle vesti di giurista liberale, si scaglia, si è sempre scagliato, ma non è che forse è solo una posa intellettuale?